We have a dream. C'è un ritorno di uno che io non capisco come faccia ad avere tanti ospiti e a suonare con tante star. Sto parlando di Lusi il Lupo. Ciao! Ciao Red, ciao, come va? Mamma mia ragazzi, che scenografia che c'hai! Va! È il posto dove lavoro, Red. Beh, lavori in un bel posto. Cos'è? Ma assolutamente. Che cos'è tutto quel bass player che hai alla tua destra? Questa qui è un magazine che ho avuto, insomma, l'opportunità, mi hanno fatto due articoli su questo magazine qui. Sono uscito su una rivista con un singolo e poi mi hanno fatto un'intervista Joel McKeever. Te ne sei preso due copie? Sì, perché sono un americano e uno inglese, capito? Allora mi faceva avere le fisiche, capito? Me le sono fatte inviare dalla redazione. Tu sei famoso internazionalmente, allora. Beh, più o meno, a grandi linee, diciamo. Poi, dai. Non... Poi dopo dietro c'è un manifesto alla tua sinistra, Lusi 7. Cos'è Lusi 7? Sì, quella è stata la presentazione del primo album che ho fatto nel 2018. Era un manifesto del live che ho fatto qui a teatro da me. Invece quei paesaggi che vedo dietro di te a forme strane, cosa sono? Ce n'è uno che è un tramonto e un altro è una metropoli. Sì, a New York dietro c'è. La città è New York, l'altra è un tramonto che mi piaceva, insomma, mi piaceva averlo. Ma dove l'hai Dato che vedi il preso? colore, sì. L'ho comprato, oddio, sai che non ricordo, l'ho comprato in qualche negozio, non me lo ricordo, Red, sono sincero, non me lo ricordo, l'ho preso insieme. Quanti bassi hai tu? Tan, 13, 13 ne ho. Ah, e come fai a decidere quale suonare? Ci avrai il tuo preferito, tanto per cominciare. Beh, sì, diciamo che ho il mio preferito, però ognuno a suo modo ha una diversità, ogni strumento a modo suo ha una particolarità differente che non trovi nell'altro, e quindi dipende dalla tipologia di suono, la tipologia di timbro che vuoi, e quindi a quel punto scelgo in base alle esigenze che ho in quel momento, ecco, questo è. Allora, dunque, tu hai fatto, qui ho due video tuoi, li vorrei vedere entrambi. Allora, i video tuoi sono My Head e Nessuno è perfetto. Con quale vuoi iniziare tu? Esatto. Ma scegli tu, Red, no? Come vuoi, come preferisci. Come preferisci. Vabbè, allora partiamo con Nessuno è perfetto e teniamo My Head dove c'è addirittura Jennifer Butter, che mi ricordava qualcosa Jennifer Butter, no? Prima di andare a vedere su Wikipedia, te l'ho chiesto, ma ne parliamo dopo di Jennifer Butter. Allora, in My Va Head, bene. no, in Nessuno è perfetto, Sì. la cosa strana è che tu mescoli il rap, quel jazz Sì. funk, quel jazz elettronico jazz e il rock, cioè tutto messo insieme. Sì, esatto. Sì, ho messo tutto insieme in un calderone, assolutamente sì. Ma Mi tu, piaceva l'idea. Quindi... perché c'è Simone Ornelli che dice Lusi il mio grande maestro? Perché Simone è un ragazzo al quale insegno. Ciao Simone. Ah, tu insegni, bello. Quindi tu riesci a vivere Sì, di insegno musica, basso elettrico. riesci a vivere di musica, quindi. Sì, per fortuna sì, abbastanza dignitosamente, diciamo, ecco, insomma. Allora, poi dopo. Dunque, allora. C'è in questo brano, oltre al tuo fedele Walter Vincenti, c'è Sì. Brusco. Chi è Brusco? Sì. Chi è Brusco? Brusco Perché è un cantante romano, fa rap. Old style, insomma, ha fatto un sacco di cose fighe. Ha fatto è romano, viene dalla vecchia generazione rap italiana, insomma, ecco, Tipo del Piotta? periodo Ah, esatto, quel periodo lì, anni 90, insomma. ok. Ecco, poi c'è Matt Poi non Lau. so da quant'è in attività. Matt Lau che è il batterista di Vasco Rossi, ok? Sì, esatto, sì, Poi esatto. al basso c'è uno che si chiama Lusi il Lupo. Perché mi stanno chiedendo Lusi il Lupo? Tu me l'hai già detto l'altra volta che ci siamo collegati quando sei venuto al Barro Rosso, ma credo che tu tutte le volte dovrai rispondere a questa domanda.
Ok, il lupo sempre per lo stesso motivo, per il mio carattere dato, dovuto dal fatto che mi piace stare da solo, sempre le solite cose, perché poi me l'ha tirato fuori un mio amico, che insomma giocavamo, non so in quel momento cosa stavamo facendo, e mi ha visto un po' così, forse mite, forse un po' sulle mie, solitario, e ecco, poi andavamo spesso su un monte qui a Montecucco, e quindi sarà che sono abruzzese, sarà che ho i capelli scuri e è venuto fuori il lupo e me lo sono trovato, diciamo. Me lo sono sentito addosso e dico, ah, ok, figo, lupo, mi piace. Allora, Allora, sentite ecco. il tiro che ha questo pezzo. Nessuno è perfetto, Lusi il lupo. Potrebbero anche fare meglio, ma nessuno è perfetto, e neanche tu. Ho fatto di tutto e di più, cercando di essere giusto, ma sembra che sul menù, non c'è niente di tuo gusto. Volevo dare una mano, non dare la mano è un insulto, però frate vacci piano che ci sta un motivo se mi chiamo Brusco. Conto fino a 10 prima del Big Bang, perché sei nella mia lista best friend top 10. Niente caffeina, ginseng, ginseng, ripasso nella mente segnamenti zen. E anche se non mi va, cerco di dare meglio, cerco di restare sveglio, perché me l'hai chiesto tu, forza di volontà, qualche grammo di cervello, quando parli di un fratello, alla fine mandi tutto giù. Fantastico, mamma mia, c'è poi l'attacco che è una roba pazzesca. È fantastico, sì. Sì, è Credo di stato. avertelo detto anche l'altra volta che tu usi il basso a volte come fosse una chitarra. Sì, mi piace molto farlo, assolutamente sì. Mi piace molto utilizzarlo in quel tipo di modo. È divertente. Senti, come funziona che tu riesci ad avere delle collaborazioni anche internazionali, vedremo fra un po', o avere collaborazioni con tante persone, tanti musicisti incredibili. Al di là del fatto che sei bravo, perché altrimenti non suonerebbero con te, però come funziona? Come riesci a contattarli, a registrare, eccetera? Ma guarda, in realtà è molto più facile di quello che sembra. Cerco il musicista che mi piace, che mi interesserebbe farci qualcosa e lo contatto, gli mando il mio materiale. Lui esamina, diciamo, quello che faccio e quello che non faccio, quindi fa una valutazione in base a quello che è il suo criterio e accetta o meno. Ecco, tramite un contatto diretto, spesso e volentieri li contatto direttamente. Tramite poi altre persone, insomma, o tramite mail, tramite telefono, riesco a rimediare e poi li contatto. Se gli piace il progetto lo fanno, se no, no. Ecco, poi la registrazione, ovviamente, di là dell'America è tutto fatto telematico perché
Ovviamente si fa una preproduzione prima, viene creato tutto l'arrangiamento, poi viene inviato al batterista che di solito è il primo che registra e inizia lui la produzione, diciamo, della parte definitiva e poi dopo sopra a multilayer vengono aggiunti basso, chitarra, tastiera, diciamo, synth se servono e poi parti vocali se devono essere inserite. Ecco, questo è un Ecco, po' ma il in questo concetto. caso per il video, mentre lui regista fa anche il video o viene fatto dopo il video? Certo, no, 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 il video è one shot, nel senso il video è della take, cioè tu fai il video nel momento in cui lo registri perché se no spesso i soli soprattutto, comunque alcune cose sono vissute in quel momento, sono reali, ecco per intenderci, quindi devi essere in grado di riuscire a suonare la cosa che stai veramente facendo perché cioè, non c'hai un second shot, insomma, ecco. Conosce Emanuele Bellucci? Il Certo, è il mio socio. socio in che cosa? Di fatti. In amicizia, in Ah. amicizia. Anche lui. Ciao, socio. Sicuramente bravi musicisti di Lupo, eccetera. Sempre eccetera, eccetera. I musicisti sono simpatici. Brusco davvero ha fatto la sua parte, cantava, esatto. Allora, ad esempio, veniamo al prossimo brano. Il prossimo brano Vai. si chiama My Head. Ecco, quando io ho visto la chitarrista, ho detto, ma io questa la conosco, però, sai, è passata. Lei era la chitarrista di Michael Jackson? Sì, esatto, era la storica chitarrista di Michael Jackson, assolutamente sì. Cotonata solo in tapping su Beat It, meraviglioso, fantastico. Laser sulla chitarra che sparava, c'era cioè un laser sulla chitarra che sparava nel fumo mentre faceva bellissimo, fantastico. Si chiama Jennifer Button Esatto. ed è fa un assolo da paura, fa un assolo da paura. Mi dispiace che Sì. la telecamera, te l'ho detto anche prima mentre facciamo, però non rimanga fissa su di lei, ma stacchi su altri. Però tu mi hai detto che avevate un po' di problemi nel video e queste cose. Esatto, nel montaggio perché la riconversione di alcuni file è stata un po' problematica dovuto al fatto che sono stati registrati in qualità differenti, quindi poi le riconversioni, diciamo, hanno trovato un po' di problematiche nelle proporzioni, No, ma ho nel capito, sync. loro hanno fatto, fai conto, a 26 fotogrammi o a 24 al secondo, invece Esatto, voi, e quindi non rimane il sync. e quindi Esatto. era un abbiamo dovuto aggiustarla in modo differente No, no, perché sono ovviamente diventato cretino anch'io perché mi hanno mandato le telecamere della registrazione dell'intervista che ho fatto con Ether Parisi ed erano i frame diversi, quindi praticamente dopo un po' esatto. lei Solo che andava lì fuori poi sync. una volta fatto lì è fatto, purtroppo rimetti a posto quello che puoi, poi dopo, ecco. Ecco, Però insomma, io sono ma com'è contento del andata pezzo. con Jennifer Batten? Ma con Jennifer Batten, diciamo, ho scritto questo pezzo e parlando anche con Walter, volevo una tipologia di chitarra molto rock, molto virtuosa, diciamo, e è venuto fuori il suo nome, insomma. E niente, molto semplice, sono andato sul suo sito, ho visto la sua mail, l'ho contattata, gli ho mandato il mio materiale e sperando gli piacesse, poi il mio materiale è già fatto, no? Gli ho mandato subito il pezzo, il provino, diciamo, del pezzo, perché non tutti poi sono disposti a fare collaborazioni, nel senso che dipende anche dalla sensibilità dell'artista, dalla persona, quindi non tutti ti dicono sì, ok? Quindi io ci provo, poi se mi rispondono positivamente parlando, ben venga, insomma, ecco. Gliel'ho mandato, gli è piaciuto il brano e un paio di settimane dopo avevo il materiale pronto, ecco, insomma. Ecco, una curiosità di cui nessuno parla, ma quanto costa avere una come Jennifer Batten, ad esempio? Allora, Se lo vuoi aspetta. dire, Lu, se lo vuoi dire. No, no, non è che non lo voglio dire. Tu calcola che fare le cose bene ha un costo per tutto, per qualsiasi cosa. Non costa più di fare un lavoro in Italia, cioè i costi sono gli stessi. Ovviamente c'è il costo dello studio, il costo del musicista e il costo del videomaker. Quindi in realtà non ti posso dare un prezzo unitario, nel senso non c'è dipende da mille cose, dipende, capito? Dipende da, cioè per la produzione di un pezzo può arrivare fino a, non lo so, 5.000 euro di spesa. Per produrlo tutto, ti parlo di finito, ovviamente non parlo del singolo musicista. Dipende da quello che tu vuoi e quello che tu richiedi. Perché
sono tanti e tanti fattori che si infilano uno dietro l'altro, ecco, insomma. Beh, io credevo di più, credo costasse di più. Dipende come te la. Dipende se cioè, c'è il musicista che viene coinvolto, magari è interessato e quindi lo fa per interesse nella canzone. Dopo è chiaro che c'è lo studio che ha un costo, perché ovviamente se lo vuoi fare a un certo livello devi trovare una situazione che ti permette di avere una qualità alta. E quindi quella qualità ha ovviamente delle persone che ci lavorano dietro, quindi ha dei costi, quindi devi chiamare i videomaker che vanno con delle attrezzature professionali, devono essere più persone, quindi insomma. Poi dipende, ecco, può variare un costo di una produzione a livello alto, dipende da quanto sai giocare, ma dai 1.000 ai 5.000 euro puoi spendere anche più, cioè se dici puoi arrivare a cifre assurde, però insomma, ecco, questa è un po' l'idea. Hai avuto l'opportunità di parlare un po' con lei, Allora, di con sanare lei delle tue curiosità o no? purtroppo di parlare direttamente con lei non ho avuto modo perché lei non usa WhatsApp, non usa Telegram o comunque il telefono non lo usa molto, preferisce usare le mail, quindi non ho avuto modo di interagire purtroppo con lei perché non c'è stato modo. So che viene in Italia a novembre e sicuramente l'andrò a trovare, lì avrò modo di poter. Dove viene? Dove viene? Cosa fa? Un tour Viene con chi? nelle Marche, fa un tour in trio con altri due musicisti, adesso mi sfuggono i nomi, sinceramente. Fa un tour in tutta Europa e a novembre è in Italia e la vado a trovare ad Ancona o a San Ancona, nelle Marche comunque. Adesso ce l'ho segnato sul calendario, però la vado a trovare il 9 mi sembra il 9 o l'8 o il 9 di novembre. Lì avrò modo di parlarci, ecco, perché ovviamente verrà in Italia, lei sta a Los Angeles, quindi insomma. Ah, ecco, Jennifer Butler suonerà al Rock On di Martirano Lombardo il 13 novembre. Non so dove sia Martirano Lombardo, però. No, ma fa diverse date, fa una data al Crossroads a Roma, cioè, ha diverse date in Italia, non è l'unica, perché hanno aggiornato i calendari, hanno aggiornato. Quindi, insomma, questa è la mia idea, insomma, di andare a trovarla ad Ancona, vicino Ancona. Ok, vabbè, intanto suona questi due brani che abbiamo visto, dove sono? Sono nel nuovo album che è uscito che si chiama Combination. E dov'è? È uscito il 30 di settembre. L'album è in tutti gli store e mi sta arrivando il fisico, tempi tecnici No, aspettando. ma il fisico intendi vinile o CD? No, ho fatto il CD Red. Ho fatto il CD. Lo so. Prendi della cenere, mettitela sui capelli. Vergognati. Cioè, Lo so. con un album così, con questi musicisti, con Ma questo non è detto tiro, che non lo faccia. Non tu ho detto che stai non a lo faccia. fare il CD. Mamma Va mia, bene. guarda, vabbè. Ciao, Red. Sì, questa è l'ultima volta che ci vediamo. Siamo stato felice di averti conosciuto. Ma porca puttana, ragazzi. Ma porca Lo so, Red. puttana. Ma come mai? Come mai che sei caduto così in basso? Cosa ti è successo? Quali traumi infantili hai avuto che sono riemersi in questo periodo Te ne parlerò in un altro da momento. portarti, cazzo, all'aberrante decisione di fare un CD, eh? Che Ho capito, Red. perversioni, che ne so, hai capito? Ecco, può darsi quello può darsi. Eri Quello può bullizzato da darsi. piccolo, eri bullizzato, No. che non ti senti in grado di fare un vinile, cavolo. Hai degli strumenti, hai dei musicisti della Madonna, vaffanculo, cazzo, mi stai a fare un ragione. CD. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Comunque te ne manderò una copia, sappilo, a prescindere, o te la porto direttamente. Va bene, va bene, va bene, va bene. Red, è un CD. Non un album, un CD non è un album, è vero. Fai il vinile, vedi? Christian Cicci Bagnoli, lo conosci Christian Cicci Bagnoli? Cioè, assolutamente sì, non di persona, ovviamente, so chi è. Beh, lui suona con un altro bassista che si chiama Claudio Gallo Golinelli, quindi. Lo so, ma lo so bene, non ho mai avuto modo di incontrarlo, Sì, Christian. però quando fai un vinile devi fare delle copertine carine, non quelle brutte che fa Cicci Bagnoli, che fa delle copertine che sono una roba, capito, indefinibile.
Beh, ho visto da te che raccontava un po' una sera delle copertine dei suoi album. Mi ricordo che È una roba. parlavate di alcune copertine. Sì, Lo sì. seguo, Red, seguo. non infierire che un bassista così ci serve. Hai ragione, Marco, ma è perché un bassista che Christian Richieride. Christian, credo Christian, che se facessero il Guinness dei primati della copertina più brutta mai fatta, guarda che la tua comincia ad andarci vicino. È al pari quasi della mucca dei Pink Floyd, però vabbè, ok. Allora, io ti saluto e ci vediamo questo brano. Sentite questo brano, ci salutiamo questo brano, dove ci sono, fammi dare un'occhiata ai musicisti, Jennifer Button alla chitarra, Greg Bissonette. Chi è Greg Bissonette? Cioè, Greg Bissonette, se è un batterista mostruoso, anche lui ha suonato con Vasco, ha suonato con, non lo so, i Van Halen, con i Toto. Cioè, sì. Ha fatto di tutto e di più. E con Luigi Lupo. Con lui ho avuto possibilità di sentirlo, di conoscerlo telefonicamente proprio, di parlarci anche di diverse cose, insomma. Quindi, ok. Meraviglioso. Ok. Ah sì, dicono che i CD, vedi, vengono usati come sottobicchieri. Quindi no, in effetti, ecco. Vedi che hanno una già, loro è già un modo, è già un modo, è già un modo. Allora, questo è My Head. Guardate che roba, con Luigi Lupo al basso, poi c'è anche Walter Vincenti e il fido Walter Vincenti, e c'è qui, sono questi assoli di questa Jennifer Button che sono strepitosi. Ciao Bimbo. Ciao, ciao Red, ciao a tutti, ciao. Se non ti presenti con il vinile di come si chiama l'album? Combination si chiama. Combinazione, se non vieni col video di Combination, io questa è l'ultima volta che ci vediamo, ti saluto, stami bene. Allora tu invitami e ti porto l'album. Ciao, ciao. My Head, ciao, strepitoso, Luigi Lupo.